Cari compagni e cari compagni, credo che la risposta migliore che si poteva dare allo sfregio che hanno fatto ieri, accettando le altre organizzazioni di firmare nei fatti la piattaforma che Federmeccanica aveva presentato, è proprio quella che gli si sta dando oggi, qui come nel resto delle regioni d'Italia. E c'è un primo elemento chiarissimo, che quello non è un contratto, quello è la cancellazione del contratto nazionale e soprattutto quell'accordo conveniente solo per le imprese è un accordo che non ha il consenso della maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici. E lo dobbiamo dire con chiarezza, che questo è un punto per noi non rinunciabile. E vorrei dire che non solo la scelta di fare questo accordo separato è il figlio e il frutto avvelenato dell'accordo separato sulla produttività e anche il timbro del governo e che giustamente la CGIL ha rifiutato di sottoscrivere. Ma se ci pensate è l'origine di questo accordo che chiarisce tutto. Quello che, leggendo i contenuti, non i comunicati che le altre organizzazioni stanno facendo, se uno prende l'accordo, perché quello bisogna leggere, capisce che i contenuti sono gli stessi che la FIA impose a Pomigliano. Vi ricordate allora che le altre organizzazioni sindacali raccontavano che ciò che stava succedendo a Pomigliano era un fatto eccezionale e non ripetibile? Io ho tenuto i volantini nel mio ufficio firmati dalla FIL e dalla UIL che raccontavano e dicevano che mai e poi mai loro avrebbero firmato cose analoghe da altre parti. Mentre noi oggi siamo di fronte, questo è il punto vero, che quel modello rischia di estendersi a tutti i lavoratori metalmeccanici italiani. E noi questo punto lo dobbiamo impedire, perché non solo questo devasta la contrattazione, ma mette in discussione un punto di fondo, e cioè che le persone che lavorano siano persone libere e soprattutto abbiano il diritto di poter contrattare la propria prestazione di lavoro. Questo è il punto di fondo, punto per noi irrinunciabile. Guarda caso, orario, io trovo che sia uno, da quello che velocemente ho potuto leggere, dei punti più devastanti di quell'intesa. Se uno va a vedere cosa hanno scritto, lì si succede questo: che lo straordinario comandato è di 80 ore, che la flessibilità, l'orario plurisettimanale è portato a 80 ore, si possono sommare fino a 128 ore per ogni lavoratore in un anno e tutto questo non è più oggetto di nessun accordo con l'RSU, ma è in mano alle imprese che possono, quando vogliono, comunicarti che ti modificano il tuo orario di lavoro. E se si aggiunge a questo pacchetto di 128 ore che quella intesa dà diritto a un'azienda di pagarti i permessi retribuiti 3 giornate, anziché fare il permesso retribuito a casa, te lo paga e tu vieni a lavorare, fate la somma, noi abbiamo in quell'intesa un pacchetto di quasi 150 ore per ogni lavoratore in mano all'azienda. Tu sei di fronte al fatto che questa intesa dice che si aumenta l'orario individuale di ogni singolo lavoratore e che è l'azienda che dispone del tempo e dell'orario delle persone, che non possono più né negoziare come farlo né avere la libertà di poter discutere del proprio orario. Voi capite che qui c'è un doppio tema, perché noi siamo di fronte alla follia che in un periodo di crisi,
di cassa integrazione, di posti di lavoro a rischio, l'idea che viene fatta è che si deve aumentare l'orario di lavoro. Badate che aumentare individualmente 150 ore di orario vuol dire ridurre i posti di lavoro, vuol dire non redistribuire il lavoro che c'è tra tutti, non vuol dire creare nuovi posti di lavoro, non vuol dire usare i contratti di solidarietà o ridurre gli orari di lavoro, vuol dire aumentare l'orario. E tutti questi che si lavano la bocca dicendo che farebbero come i tedeschi, io gli vorrei ricordare che alla Volkswagen, quando quella grande azienda si è trovata di fronte al fatto che aveva 30.000 posti di lavoro a rischio, chiamò i sindacati, gli disse: su 100.000 addetti abbiamo 30.000 posti di lavoro in più, e fecero una scelta un pochino diversa, perché per non licenziarne neanche uno si ridussero tutti l'orario a 27 ore la settimana, hanno fatto gli investimenti che dovevano fare e oggi tornano a lavorare tutti a 35 ore e sono tra le aziende che stanno andando meglio in Europa e nel mondo. E allora questo punto è un punto gravissimo, perché non solo l'orario di lavoro è vita delle persone, non solo dare in mano l'orario di lavoro alle imprese vuol dire dare la vita delle persone in mano alle imprese, ma se ci pensate, noi siamo di fronte al fatto che quella che è stata la conquista del contratto nazionale di lavoro è stato proprio quello di mettere nelle mani delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso l'elezione dei delegati e il ruolo dell'RSU, di poter contrattare la prestazione di lavoro. Questo è quello che fa la differenza di essere persone libere in fabbrica o essere in mano totalmente all'impresa. E in più, pensate un attimo, in un paese dove il 90% delle imprese ha meno di 15 dipendenti, senza il contratto nazionale quei lavoratori lì non hanno alcuna tutela. Non raccontiamoci balle dell'estensione del secondo livello di contrattazione. Queste sono balle che si possono raccontare a chi non sa come funziona il mondo o chi non ha mai visto una fabbrica. Ma se uno frequenta un po' i luoghi di lavoro, e un sindacalista dovrebbe farlo, sarebbe meglio che lo sapesse, sa perfettamente che senza il contratto nazionale di lavoro, tanto più in una situazione di crisi pesante come quella che stiamo vivendo, i lavoratori sono più soli e togliere diritti vuol dire semplicemente aumentare la possibilità di ricatto in questa direzione. E badate, e avrete modo di leggerlo nei prossimi giorni, che sono stati meno rudi quelli di Federmeccanica rispetto alla FIA. Hanno scritto meglio, ma la sostanza è uguale, perché c'è un punto, lo chiamano clausole inscindibili, che vuol dire che tutto ciò che c'è nel contratto si tiene, che dice che, guarda caso, proprio queste nuove norme sull'orario e sulla flessibilità sono elementi inscindibili con altri diritti che eventualmente ti dà il contratto, che tradotto in italiano vuol dire che se per caso qualcuno decidesse di proclamare uno sciopero quando tu mi comandi lo straordinario, per come è stato scritto, quello vuol dire che se tu fai una cosa così non stai facendo applicare il contratto e ti potrebbero togliere qualche altro diritto. Ma qui è bene che gli diciamo una cosa, così lo sanno anche le imprese fin da adesso. Quell'accordo lì, che è firmato solo da alcune organizzazioni sindacali, impegna quelle organizzazioni sindacali e gli iscritti a quelle organizzazioni sindacali. Si deve sapere fin da adesso che la nostra lotta non è che finisce qui oggi con una protesta. La nostra lotta comincia qui oggi
perché nelle fabbriche, nei territori, nei luoghi di lavoro il nostro compito da domani è quello di rendere impraticabile quell'accordo e di mettere in campo tutte le azioni necessarie per impedire che venga applicato. E dopodiché, sapete, è un po' la rabbia che c'ha anche la Fiat quando è stata costretta a riconoscere le RSA della Piola. Perché vedete, le notizie che ci arrivano, sia ieri che oggi, è che anche i lavoratori della Fiat hanno ricominciato a scioperare. E guarda caso, siccome noi quegli accordi non li abbiamo firmati, se fanno le sanzioni, le fanno le organizzazioni che hanno firmato, capite? E quindi hanno una qualche preoccupazione di quello che può avvenire. Bene, si deve sapere che noi su questo punto non abbiamo nessuna intenzione di accettare il peggioramento di queste condizioni e noi vogliamo riaffermare un punto di fondo, e cioè che l'orario di lavoro, il salario, la prestazione in fabbrica è un diritto di chi lavora di poterlo contrattare, e noi non rinunceremo a questo diritto mai, e lo faremo praticandolo, dicendo che è possibile andare in un'altra direzione e muoversi in questo modo. Questo riguarderà il salario, questo riguarderà altri diritti, compresa la questione della malattia. Sapete che è singolare, perché ho letto velocemente ieri sera un volantone delle altre organizzazioni che non raccontavano le cose che vi ho detto io, no? Descrivevano un altro mondo e dicevano: abbiamo migliorato le tutele per la malattia lunga. Uno dice: bene, ottimo. Però in cambio abbiamo ridotto quelle per la malattia breve. E allora uno gli dice: scusa, ma se uno arriva anche a avere delle malattie lunghe, prima è passato anche dalle malattie brevi, e quindi per quale ragione tu mi devi dire che mi tuteli meglio una situazione e dall'altra parte in realtà metti in discussione una conquista? Perché il pagamento dei primi 3 giorni di malattia non l'ha mica regalato nessuno, Questo non è previsto dalla legge, questa è stata proprio una conquista contrattuale dei lavoratori, proprio degli anni 70, quando si conquistò il contratto. Allora dovrebbero sapere questi signori che firmano qualsiasi cosa che gli passa sotto, anche quando è bianca e qualcun altro la scrive, dovrebbero sapere che se in questo paese ci sono dei diritti è perché chi non ce li aveva si è battuto per conquistarli e per ottenerli. E il dovere nostro di tutti, anche di quei sindacati lì, dovrebbe essere quello di mantenere i diritti che sono stati conquistati, per fare in modo che quelli che verranno dopo di noi abbiano gli stessi diritti. Non possiamo passare alla storia per quelli che hanno cancellato i diritti e hanno offerto a chi viene dopo di noi semplicemente la barbarie in mano agli stessi. E lo dobbiamo anche a quei giovani, a quegli studenti che hanno parlato qui prima di me e che insieme a noi hanno la volontà di cambiare la situazione. Certo, è vero, noi siamo di fronte al fatto che intere generazioni corrono il rischio di avere davanti a sé un futuro solo di precarietà. Io ve la racconto su di me. Quando ho cominciato a lavorare io, sono andato all'ufficio di collocamento, mi sono iscritto e lì mi hanno trovato un lavoro. Quando sono entrato a lavorare avevo dei diritti, appunto perché quelli prima di me li avevano conquistati. Oggi proviamo a pensare, siamo noi in grado di garantire che quelli che verranno dopo di noi, non che saranno ricchi, ma che avranno almeno i diritti che abbiamo avuto noi? Noi oggi questo è il punto che abbiamo di fronte. E se vogliamo poter guardare in faccia i nostri figli, i giovani che oggi corrono il rischio semplicemente di essere precari e di essere in mano alle imprese, abbiamo bisogno di assumere questa solidarietà. E badate che qui c'è un insegnamento di un grande sindacalista, di Vittorio, che è stato il più grande segretario generale della CGIL, diceva una cosa molto precisa. Diceva che il compito
fondamentale di un sindacato è quello di impedire la concorrenza tra i lavoratori. E diceva che un sindacato, per essere tale, deve avere due caratteristiche e per essere credibile nelle persone che rappresenta: essere un sindacato onesto e essere un sindacato democratico, che decide assieme alle persone che rappresenta e che costruisce l'unità proprio con la democrazia. Se tu vuoi ricostruire l'unità sindacale, e se anche sul piano politico pensi che l'unità sindacale è una cosa utile per il Paese, non devi scegliere con che sindacato stare, devi fare la legge sulla rappresentanza. Perché? Perché l'unità sindacale non è la somma delle organizzazioni sindacali, è di più. L'unità sindacale è innanzitutto un diritto di chi lavora, e per poterlo esercitare questo diritto hai bisogno della democrazia, di poter votare, di poter decidere, di poter scegliere i tuoi delegati. E guarda caso, se questa cosa non c'è, noi siamo di fronte alla barbarie attuale, e cioè che sono le singole imprese, le singole controparti che scelgono i sindacati che gli conviene di più di volta in volta in base all'interesse che devono portare a casa, fino a negare la libertà sindacale. Quindi quando noi diciamo queste cose, vorrei essere chiaro, non stiamo difendendo la FIOM, anche perché, consentitemi, la FIOM ha 110 anni di vita, e stiano tranquilli, c'era prima di Marchionne della Federmeccanica e ci sarà anche dopo Marchionne e dopo la Federmeccanica, e siamo capaci di difenderci e di ottenere dei diritti. Noi però stiamo facendo una battaglia che ha un valore generale, perché noi non difendiamo la FIOM. Noi stiamo difendendo la libertà e il diritto di ogni persona che lavora di essere una persona libera e di potersi scegliere il sindacato che vuole. E fatemi dire anche quest'altra cosa: noi ci rivolgiamo direttamente alle forze politiche, e mi permetto di rivolgermi direttamente anche a Bersani, che è stato indicato come possibile candidato premier delle prossime elezioni. Io faccio questo semplice ragionamento: oggi in questo Paese c'è una discussione di massa sul fatto che c'è una distanza tra la politica e le persone, e si valorizza le scelte che permettono alle persone di scegliere. Si dice che le primarie sono state uno strumento importante che va anche esteso. Io devo dire che considero qualsiasi strumento realmente democratico che permette alle persone di partecipare e di decidere che sia un passo avanti utile. Non so, perché c'è anche il centrodestra che diceva che le voleva fare, non so se il Cavaliere avrà questa attenzione democratica. Ecco, però detto questo, io dico certo, siamo di fronte a un fatto di questa natura. E allora il problema che io pongo diretto è uno ed è molto semplice: se tutti considerano le primarie, a destra, a sinistra, addirittura adesso anche via web, no? Ci sono i movimenti che le fanno anche via web, un po' inquietante, ma che le fanno via web, diciamo così. Bene, se tutti considerano questo strumento che il cittadino deve poter scegliere chi governa, noi chiediamo a loro che questo diritto del cittadino sia garantito dappertutto, perché non è accettabile che uno è un cittadino fuori dalla fabbrica e al mattino, quando entra nel luogo di lavoro, non è più un cittadino, perché lì decide sulla tua testa il padrone o quello che passa dalla sera alla mattina. Benissimo, se si estende la democrazia e se le primarie sono lo strumento e il voto diretto, si garantisca questo voto e si faccia questa legge. E noi dobbiamo batterci in questa direzione. E siccome sono quasi sicuro che altri sindacati non andranno nelle fabbriche metalmeccaniche a spiegare quello che hanno fatto, forse anche loro faranno una consultazione via internet, può darsi che gli sia più semplice, noi diciamo con molta precisione che non solo li sfidiamo,
se davvero siete convinti che quello che avete sottoscritto è così vantaggioso per i lavoratori, andiamo assieme a fare le assemblee e facciamo votare le lavoratrici e i lavoratori. Ma se questo non ci sarà, lo facciamo noi. Noi andiamo a fare le assemblee e discuteremo la prossima settimana, che abbiamo già convocato anche il Comitato Centrale, di quale iniziativa mettere in campo. Io penso che noi non solo dovremo fare le assemblee, ma noi dovremo, fabbrica per fabbrica, territorio per territorio, regione per regione, mettere in campo le iniziative di mobilitazione nelle fabbriche, perché attraverso accordi aziendali, territoriali, regionali, quelli che sarà possibile, impediamo di applicare questa intesa e riaffermiamo il valore degli accordi, della contrattazione, chiedendo alle lavoratrici e ai lavoratori di sostenere la nostra iniziativa e la nostra battaglia. Ma noi abbiamo fatto anche di più, gliel'avevamo detto, perché badate, quando una, come la chiamano loro, una trattativa, inizia il 23 di luglio, non convocando la FIOM, anzi escludendo la FIOM dal tavolo della trattativa, era chiara cosa volevano fare, una scelta di quella natura lì non poteva che portare dove sono andati a finire, e cioè a firmare la piattaforma di Federmeccanica. Perché sapete, un sindacato degno di questo nome, quando la Federmeccanica ti dice che l'accordo lo fa perché lo ha detto e l'ha scritto solo se conviene alle imprese, e ti presenta lei la piattaforma, che era esattamente quello che hanno sottoscritto, un sindacato degno di questo nome dice che se la Federmeccanica vuole trattare deve ritirare la sua piattaforma. Di solito le piattaforme le presentano i lavoratori, le trattative le fai sulle piattaforme che hanno votato i lavoratori, non su quelle che ti hanno presentato le imprese. E badate che qui c'è una violazione esplicita anche dell'accordo del 28 di giugno. Noi, come noto, non eravamo entusiasti quando hanno fatto quell'accordo, ma noi siamo persone che sanno stare alle regole in democrazia. La maggioranza dei lavoratori e degli iscritti alla CGIL aveva espresso un parere favorevole. Noi abbiamo chiesto: applichiamo l'accordo del 28 di giugno. Non l'hanno mai voluto applicare proprio la Federmeccanica e la FIM e la UIM, per poter fare l'accordo separato. Perché quell'accordo dice una cosa precisa, dice che hanno diritto a sedersi al tavolo delle trattative tutte quelle organizzazioni che rappresentano almeno il 5% tra numero di iscritti e voti che prendono. Come noto, la FIOM qualcosina in più del 5% lo rappresenta in questo paese, ma non ci hanno voluto a quel tavolo, perché ci hanno detto che se dovevamo sederci al tavolo avremmo dovuto prima firmare il contratto separato del 2009, poi FIM e UIM addirittura hanno avuto l'astuzia di dirci che avremmo dovuto firmare anche l'accordo della FIA, capite? No. Ma al di là di questi elementi, noi siamo di fronte a una violazione esplicita. E badate, come abbiamo fatto con la FIA, noi facciamo anche con Federmeccanica e con FIM e UIM. E finché in questo paese c'è la Costituzione, finché in questo paese ci sono le leggi, noi ieri, sapendo cosa saremmo andati incontro, a Roma, in tribunale a Roma, abbiamo depositato una denuncia e abbiamo portato in tribunale Federmeccanica e FIM e UIM per violazione dell'accordo del 28 di giugno. Per chiedere che venga annullato questo accordo e che venga ripristinata la libertà sindacale in questo paese, permettendo alla FIOM di negoziare e di avere la stessa dignità che hanno le altre organizzazioni sindacali.